approfondimenti e curiosità. Per il potere dell'orma dell'orso, io evoco dai reami di visione alchemica Cincia Allegra. Patrizia Cincia Allegra, pezza rossa, compari in questa trasmissione. Eccola! Ciao, ciao a tutti, siamo... Ciao, buon Halloween, buon Samhain! Siamo al nostro Halloween, eccoci qua, ciao a tutti, scusate, abbiamo fatto un attimo... Abbiamo giocato un attimo. E adesso, se mi concedete, visto che ho i poteri sciamanici, accendo un attimo la luce. Luce! Eccoci, e luce fu, ciao a tutti. Dolcetto scherzetto. Dolcetto o orsetto, eccoci. E Cincia Allegra. Allora, come andiamo? Siamo circondati dalle zucche, siamo circondati dalle zucche. Favoloso, favoloso, favoloso. È uno dei miei periodi preferiti dell'anno, quindi sono carico e scemo più del solito. Manca una luce, non le hai accese tutte, sciamano, le luci, ne manca una. Ah, aspetta, un, due, aspetta, non concentrarmi perché a distanza. Concentrati forte. Uno, due, tac. Ecco fatto. Meraviglia. Siamo già partiti proprio. Magia, top. Magia. Allora, eccoci qua, siamo a Samhain, pronunciato Samhain o chiamato anche Samnos, così dovremmo aver accontentato la maggioranza di quelli che seguono questo tipo di festività. Se lo chiamate in maniera diversa, scrivetelo assolutamente nei commenti, cerchiamo di creare delle discussioni costruttive assolutamente, ma di avere una partecipazione. Allora, piccola... parentesi, premessa, se mi concedi Patrizia di rubare due minuti, poi ti passo a te la palla sulle date, per mettere d'accordo tutti, tranquillo. Questa festa solitamente la celebriamo al 31 ottobre o al 1 novembre. Se torniamo indietro, la si può trovare festeggiata o la prima luna nuova dopo il plenilunio di ottobre, quindi quando la luna del sangue che abbiamo lasciato alle spalle calante diventa nera, quello è il momento che poi porterà la luna a diventare la luna delle nebbie che celebreremo quest'anno al 20, mi pare sia, al 20 novembre, o 19 novembre. Al 19, 19 sì. 19. Quindi possiamo usare questo momento di luna nera per celebrarlo, per allinearci con le lune. E cosa è successo? Verso il 900, me l'ero segnato così non dico castronerie, nell'anno 835 Gregorio IV ha il primo novembre portato la festa dei santi. La prima festa era sulle reliquie degli apostoli, poi è diventata di tutti i santi. Per in qualche modo sappiamo che la religione cattolica, come tante altre religioni, ha seguito delle festività, delle celebrazioni ben presenti, non potendole sradicare, le ha fatte sue. Più tardi, col tempo, un secolo dopo, attorno al 900, è stato portato, per accontentare tutti, dopo la festa di tutti i santi al 1 novembre, la festa di tutti i morti, in modo che anche uno che non era santo veniva festeggiato, al 2 novembre. Quindi per quello c'è un attimino di confusione, addirittura a livello cosmologico, ma poi prometto che mi freno qua perché sennò dobbiamo fare un video lungo come un'enciclopedia. Si lega anche Samhain al sorgere delle Pleiadi, ma ripeto, qua mi interrompo perché non voglio addentrarmi in temi da ore ed ore ed ore ed ore. Nice. Noi stasera, per
prendere i punti chiave, lavoreremo sul 4 novembre, quello che seguo con la mia tradizione che segue le lune, e sul 31 ottobre, l'attuale Halloween, e sul 1 novembre, in modo che la nostra magica Patrizia ci darà i numeri di tutti questi tre giorni, in modo che se voi siete allineati e già celebrate o fate qualcosa in una di questa giornata, avete già il tipo di energia del numero. Quindi facciamo, sfruttiamo in maniera triplice la Patrizia questa volta, gli facciamo fare tre date. Allora, perché è importante anche festeggiare Halloween? Samhain significa fine estate ed è la festa, la celebrazione che conclude un ciclo. Viene chiamata anche portale degli dei, in quanto in a Samhain, a Samhain appunto, i boschi, le foreste, le terre selvagge diventavano molto pericolose. L'inverno, i pochi animali selvatici erano affamati, erano nervosi, non c'erano più frutti della terra disponibile per l'uomo, quindi gli uomini e le donne si radunavano e si barricavano nei loro villaggi, togliendosi dalle scatole il più possibile dalle terre selvagge. Quindi gli spiriti naturali, gli dei naturali tornavano a pieno potere nelle foreste. A Beltane o Beltinna, a maggio, c'è il portale degli uomini, quando finalmente gli uomini torneranno, gli uomini e le donne torneranno ad avere potere sui boschi. Quindi c'è questo passaggio di staffetta. La prossima luna sarà delle nebbie, quindi proprio il celebrare l'altro mondo tramite la nebbia, l'accoglierlo. E in questa festività quindi ci si apre la stagione letteralmente oscura. Non a caso Samhain è la festa dei morti. È il capodanno del calendario celtico, è proprio il punto di conclusione e ripresa. Letteralmente l'anno va a morire. E le energie sono di accoglimento. Vi lancio questo stimolo di come si festeggiava. Per gli antichi Celti si dice che i morti avessero un regno adibito a loro, una sorta di, concedetemi, purgatorio, dove, concedetemi tra virgolette, per i puritani non è questa la sede di fare un video di 4 ore dove spiego tutto, quindi concedetemi delle virgolette per i concetti, dove le anime andavano a letteralmente smaltire tutti i traumi che avevano lasciato su questo mondo. E sotto questo Samhain le anime avevano tre giorni di tempo per tornare nel mondo dei vivi a concludere tutto quello che non avevano concluso in vita. Se ad esempio io ho qualcosa di incompleto con la Patrizia, non riesco a completarlo e finisco nell'oltretomba, ho tempo questi tre giorni per tornare da lei e in qualche modo riuscire a concludere quello che in vita non sono riuscito a fare o a dirle o a realizzare con lei. Quindi una pratica era, per quel che riguarda i miei antenati, ad esempio banalmente, io non so i miei nonni che abitavano in questa casa se hanno qualcosa di incompiuto, ma per non fargli mancare niente, in quei tre giorni metto sempre il bicchiere del vino preferito di mio nonno sul davanzale e cucino sempre il piatto preferito della mia nonna e glielo faccio trovare, perché lo spirito, tornando da noi, rimane comunque spirito, quindi effettivamente il vino non può berlo, effettivamente il cibo non può mangiarlo, ma può prendere come un dono il tempo, l'energia che gli ho dedicato. Quindi c'è questo tipo di celebrazione e anche di riunione familiare. Al tempo stesso, i demoni che abitano questo, concedetemi, questo inferno, questo purgatorio, non sono demoni malvagi, ma fanno semplicemente il loro lavoro aiutando queste anime a smaltire i loro traumi karmici, chiamiamoli così, i loro peccati, concedetemi il termine. E cosa succede? Anche questi demoni usavano questi tre giorni di ferie, in quanto il mondo dei morti veniva svuotato sulla terra, per viaggiare e visitare la terra, appunto, non essendo demoni cattivi. Le famiglie non solo accoglievano in casa i loro defunti, ma accoglievano in casa anche questi demoni. Ed è, sì, certo, Selva, anche tu sei un demone che è svuotato. Non sei più tornata, ti hanno dimenticato qua, lo so, scusatemi, ho piccoli disturbi tecnici. E quindi ti facevi amico questo demone facendolo sentire a casa tua, cioè a casa sua,
In questo modo, quando tu facevi il trapasso, quel demone ti riconosceva e ti aiutava e ti ospitava allo stesso modo. Quindi c'era un discorso non di paura, ma di amicizia verso la morte. Non a caso la stessa dea della morte, Morrigan, per quanto riguarda i Celti, era anche la, aveva anche il potere sulla vita e sulla sessualità. Quindi la morte è anche colei tramite la quale la vita può tornare al mondo. La morte, la prendo come quella, rubo il significato ai tarocchi, vuol dire cambiamento. È un, non è una cosa negativa, è semplicemente un cambiamento di stato. Certo. E queste antiche popolazioni concepivano e vivevano a pieno la morte in questo modo. Quindi sì, c'era il senso di mancanza, probabilmente c'era già il sentimento, c'era già, ma si dava più importanza all'aiutare. Se una persona stava varcando la soglia, il problema principale era aiutarla a varcarla in maniera leggera, quindi aiutandola a risolvere tutto quello che doveva. Scusa, Selva. Adesso io metto muto il microfono e passiamo la parola a Patrizia, perché sei più agitata del solito. Scusate, ma sto combattendo. Vorrà uscire. Adesso a brevissimo Selva mi sta facendo segno che ho già parlato fin troppo, quindi ti passo la palla, Patrizia. Scusate i disturbi. Allora, Samhain, bellissima, bellissima parola. E in pratica va ad accostarsi magnificamente con la data. Allora, il 31/10/2021 ci dà un 10, perché 31 è 3 più 1, 4, 5 è il mese e 5 è l'anno, per cui questo 10 è un 1, è come un nuovo inizio in un certo modo. Però è legato alla Terra, è legato perché c'è questo 31 che è un 4. E questo 5 dell'anno che comunque ti dà l'energia del cambiamento, e l'abbiamo ovviamente in ogni giorno di questo anno. Passando invece all'1/11/2021, noi troviamo un 8, e questo 8 ricorre sia nelle date delle lunazioni e sia in Samhain. Il 4/11/2021 nella sua somma ci dà un 11/2, e 11/2 è l'anima, la parte spirituale di Samhain, e l'11/2 è la vocazione, cioè l'insieme tra la parte spirituale e la parte materica, cioè la personalità. Personalità che invece è 9, no? La completezza. Ecco che questo Samhain ci dà proprio l'input dell'11/2, quello che prevale tra tutti i numeri che appaiono, no? Al di là dell'8, che è sempre l'unione tra cielo e terra, l'11 è un numero maestro, è il genio ed è la capacità intuitiva. Il 2 è la collaborazione, la cooperazione, la sensibilità. E tu proprio hai appena detto, no, di questa collaborazione che c'è tra un mondo e l'altro per aiutarsi vicendevolmente. Ed è anche quell'aiutarsi vicendevolmente nelle relazioni che noi viviamo nella nostra vita. Per cui diventa quasi un giorno portatore di pace, in un certo modo, un'energia di pacificazione, che si può arrivare a questa pacificazione attraverso la nostra capacità intuitiva, per cui l'utilizzare questa energia femminile che contraddistingue l'intuito, cioè la forza femminile, per integrarla, per utilizzarla, perché è ovvio che la sensibilità può essere anche vulnerabilità, no? Una persona estremamente sensibile è più vulnerabile, però se questa sensibilità la porta all'ottava superiore e diventa sensitività, è anche la capacità di percepire l'altro,
Allora, ci possono essere delle manifestazioni dell'altro che magari possono apparire di, che so, l'urlata, no? Anziché la frase infelice. Però dobbiamo avere anche la capacità di comprendere che cosa ha scatenato quella frase, quel modo di dire, quale sensibilità dell'altro è stata toccata, che non è ancora in grado di gestire. Ed ecco che chi utilizza la capacità intuitiva può essere di aiuto a questa persona che non ha ancora elaborato quella parte di sé, È un accogliere l'altro mondo. che però è una parte di noi, perché Eh l'altro ci fa da specchio. sì. E per cui può essere una bellissima occasione, poi ovviamente da ripetere tutti i giorni, non solo una volta l'anno. Spesso e questi sono momenti poi da mettere in pratica, devono diventare. Di accogliere e integrare quella parte vulnerabile, quella parte più sensibile che è dell'altro, ma è anche nostra, se non soprattutto nostra, se no non ce la farebbe vedere. È un po' ammettere a noi stessi che abbiamo delle parti, è vero, che possono essere vulnerabili, ma che sono le stesse parti che possono essere altamente sensibili e intuitive per aiutarci e aiutare chi ci è vicino. Direi che questo è il messaggio che mi arriva di questo Samhain, una Favoloso. energia di accoglienza, di collaborazione, di cooperazione d'amore. Tra l'altro mi leggo a questo per concludere, che prima scusate, ma ho avuto un assalto casalingo di Selva, che mi sa che si è vista anche un attimo in video. Sì. E lei quando si fa vedere sempre di spalle, ovviamente, non si concede. Allora, la dea della morte Morrigan si dice che prima delle battaglie visitasse la notte i capotribù, i guerrieri. Per scegliere, alcuni dicono, visto che era anche nell'ambito sessuale, per testarli e vedere chi riusciva ad accontentarla meglio, ma anche per prendere accordi prima della battaglia, perché poi lei avrebbe scelto chi vivevano. E Vincitore. quindi, a parte essere assolutamente sia la figura della morte, sia questa festa femminile, è bella la visione che questi capotribù non avevano paura della morte, ma anzi avevano una contrattazione o addirittura un incontro amoroso con lei. Quindi è proprio come dici te, vado prima di andare a vivere le mie battaglie, vado a contrattare, incontrare anche passionalmente, fondermi con l'oscurità di quella battaglia. E seconda cosa che ho citato Halloween prima, non è male festeggiare Halloween anche con i bambini che fanno dolcetto scherzetto vestiti, perché il modo che, prima che mi interrompessi, prima che se lo mi interrompesse, prima che mi interrompessi io, il modo di ospitare i demoni era farli sentire a casa loro. Quindi era normale addobbare la casa come loro si immaginavano essere l'aldilà. In questo modo i demoni che ti ospitavano facevano in modo di addobbare l'aldilà come se fosse l'aldiquà. Quindi anche in questo senso l'Halloween festeggiato, truccati, dolcetto, scherzetto, da demonietto, da vampirello, da streghetta. Cavoli, ridendo e scherzando è la cosa giusta, fatto con la Sì. giusta consapevolezza. È un modo per integrare anche il nostro lato oscuro, Sì. no? Il famoso lato oscuro della forza. Sì, Infatti, sì, sì. Lord Fener era vestito tutto di nero, come può essere la streghetta o lo stregone, Sì, e questo ci porta, tra virgolette, con la leggerezza di un gioco, però ad avere e ad abituare i nostri figli a un rapporto naturale con la morte, con l'aldilà. Noi ormai ne abbiamo paura, ne abbiamo, è un tabù. Dobbiamo vero? capire che è una cosa naturale. Quindi ben Certo. venga avvicinarci sì, anche con queste simbologie di una maschera al 31 ottobre. È Assolutamente. un gioco, ma che ti fa capire che comunque è una cosa naturale, non c'è nulla di male. Eh Quindi sì. questo vorrei concludere così. Se tu hai altro da dire. Occorre, diciamo così, saper mediare tra le due forze, ma anche sapere integrare, perché insomma Sì. non esisterebbe la vita senza la morte, non potrebbe esistere la morte se non ci fosse la vita, cioè è uno status qua, qua. Probabilmente quello che noi chiamiamo vita di qua, prima di nascere lo chiamavamo morte, perché la morte è solo un passaggio da un mondo all'altro. E per carità, noi abbiamo una visione estremamente limitata Sì. della verità.
Assolutamente sì. Da questo presupposto che sappiamo solo una minima parte, poi quando andremo di là vedremo com'è. Sì. Sarei anche curiosa. Si accettano scommesse, poi quando siamo di là vediamo chi l'ha vinta. Voi cosa ne pensate? Scrivete, commentate, dai, una bella discussione costruttiva e leggera, consapevole su questi temi. Sì. Bene, salutiamo le nostre zucche. Belle arancioni, mi piace il colore, però il colore è meraviglioso. Possiamo fare anche la selva, eccola qua. Vediamo. Ciao Selva! Ciao Selva! No, devo non mettere vuole. Un cappello a forma di zucca in testa. Non vuole. Bene, grazie Claudio. Grazie a te e grazie a tutti voi che ci dedicate sempre ascolto e tempo. Un abbraccio e buone feste. Ciao!